Una buona serata, ben ritrovati a microfono aperto e un grande saluto di bentornato al dottor Alberto Razzetto, che è un medico chirurgo che lavora all'ospedale di Imperia, pronto soccorso. Benvenuto, ben ritrovato. Ma Grazie. dico bentornato perché è un anno che manca dalle nostre parti perché ha fatto un viaggetto al Polo Sud. Io lo dico con una Esatto. battuta, ma in realtà è stata una missione scientifica molto importante. Tra l'altro, credo che sia veramente l'unico imperiese e tra l'altro un medico dell'ASL imperiese, quindi anche l'ASL un po' deve andare fiera di questo primato, di questa cosa, che è stato in una missione così estrema, perché comunque parliamo di un territorio che è assolutamente estremo, per esempio. Esatto, è un territorio estremo, ancora in gran parte inesplorato, soprattutto all'interno. La base dove sono stato è una base internazionale italo-francese, si chiama Concordia. Ti vediamo E alcune sì, quelle fotografie, sono alcune appunto. foto che ho portato durante un anno di permanenza. E, è a 3.300 metri sul livello del mare, su un plateau che è chiamato Dome Sea. Però per l'effetto, diciamo, dell'atmosfera ai poli è come se si vivesse a 4.000 metri. Quindi ossigeno scarso, c'è cioè il 40% di ossigeno in meno, un'aria secchissima che fa sanguinare le mucose nasali almeno una o due volte alla settimana, si dorme poco, si respira male, insomma le condizioni sono estreme. Infatti è considerata alla stregua di una base extraterrestre. L'ESA, l'ente spaziale... Quindi diciamo che voi servite anche per studiare un Esatto, po', quella che potrebbe essere la vita su altri pianeti addirittura. sì. Siamo testati, soprattutto noi Winter Rover, cioè quelli che fanno un anno all'interno della base, dall'Istituto Spaziale Europeo e con vari test, io per esempio, fra i quali ho dovuto anche pilotare ovviamente in simulazione una navicella spaziale, la Soyuz. Il compito era di arrivare alla base spaziale in orbita intorno alla Terra e attraccare. Ah, quindi le hanno fatto utilizzare un Esatto, simulatore. ecco, in questa Ah, ecco foto si questo. vede un simulatore esattamente con gli stessi comandi, è uguale identico a quello della Soyuz. Quindi è stato il Polo Sud in qualche modo anche un pochino nello spazio, Eh via. sì. Fra l'altro grazie anche a un collega della base ho avuto la possibilità di far entrare, diciamo, l'ASL a livello anche internazionale perché ho progettato un modulo ospedaliero extraterrestre ed è stato presentato a settembre di quest'anno in una conferenza, credo a Colonia, in Germania. Dove si parlava appunto della possibilità di una base extraterrestre con un modulo ospedaliero, a me è stato chiesto la progettazione di questo modulo. Beh, questo è qualcosa di eccezionale, veramente, Sì, perché insomma, è una cosa che mi ha riempito anche di soddisfazione, perché non è da tutti i giorni. e penso che anche l'ASL Imperiese da questo punto di vista Sì, mi auguro, cioè, non lo so. possa avere soddisfazione, visto che le ha dato la possibilità di partecipare a questa Certo, me lo missione, auguro, sì, c'è insomma. comunque un ritorno anche da. Sì, penso di sì, anzi ne approfitto così per salutare il dottor Ferlito, che è il mio responsabile, che grazie anche a lui Certo. sono potuto andare in Antartide. E sì, è stata un'esperienza notevole anche dal punto di vista professionale, spero di portare un carico in più poi quando ritornerò a lavorare. Ecco, ma un anno in Antartide, voglio dire, dove dire che fa freddo è usare un eufemismo. Abbiamo sentito il problema addirittura della mancanza di ossigeno, quindi un discorso che influisce direttamente sulla salute. Ma c'è stato un momento che lei ha detto, ma chi me l'ha fatto fare? Ma perché? No, mai. Quindi tornerebbe No. domani. Ah, io Magari non proprio domani, via, visto che è appena come arrivato, ma. scoop, sì, ho già dato la mia disponibilità fra 3 anni per ritornare a rifare un anno in Antartide. Mi è stato chiesto, sembra che abbia lavorato bene, quindi mi è stato chiesto e ovviamente, ASL permettendo, sì,
io ritornerei anche domani, forse per me è un'esperienza gratificante. Quindi anche a livello professionale penso che sia di soddisfazione. Sì, molto, sì. Sì, perché si alterna il lavoro alla ricerca, no? Voglio dire. Esatto, sì. La base è diciamo organizzata come una vera piccola città, quindi ha anche l'ospedale. L'ospedale, la sala operatoria, addirittura ha anche una poltrona del dentista. Quindi io ho dovuto fare un po' di tutto. In un anno può succedere qualunque cosa, voglio dire, alle persone che sono lì. Ecco, quella è la sala operatoria, lì è per esempio vista. Mentre sto facendo un piccolo intervento. Sì, quindi io infatti le stavo per chiedere, ci saranno stati anche delle necessità senza violare la riservatezza? Ecco, questa è una foto che mi fa impressione. Cioè, lì ero a meno 20, in maniche in corte. Maniche corte, sì, meno 20, meno 25. È voleva ricoverarsi da solo, voglio dire. Ma guardi, è una sensazione strana, perché uno pensa meno 20, in effetti non è caldo. Eh beh. Però la percezione del freddo è diversa lì, perché essendo l'aria molto secca, viene percepito se non c'è vento, in maniera direi quasi soddisfacente, cioè non si sente un particolare dolore o fastidio. Chiaro che se uno rimane un'ora fuori così, dopo un po' lo sente. Io sono stato in una cella frigorifera a meno 20, che noi dentro la base abbiamo una cella frigorifera. Ovviamente è alimentata solo da una finestra che dà sull'esterno. Ah beh, ecco appunto, mi stavo chiedendo in ci tengono il cibo dentro la base o altro. Io sono stato un'ora, perché dovevamo aiutare, insomma, a fare degli spostamenti all'interno di questa cella, e in maniche di camicia, in maglietta. Dopo sono uscito, mi ha fatto piacere stare a 18 gradi positivi. Meno 20 si sopportano bene, cosa che qua forse è un po' meno. Però ci sono anche situazioni, ecco, questo è bellissimo, il fatto che il dottor Azzetto ha voluto lasciare qualcosa nella nostra zona, da quelle parti. Io sono genovese, però abito a Civezza da diversi anni, quindi ho pensato che, visto che il cartello di Genova già c'era, ho pensato che tutto sommato fare un cartello e appenderlo insieme agli altri, insieme a Tokyo, Mosca, anche Civezza, e c'è anche Civezza è diventata internazionale, sì. Questo bisogna dirlo anche al sindaco e all'amministrazione comunale. Ma credo che lo sappia. Fargli sapere, insomma, di questo primato. Sì, sì, tutto sommato è una piccola cosa. Ecco, stavo dicendo, lì poi c'è anche l'inverno, che non è, come da noi, lì significa andare proprio al buio. Si raggiungono temperature, esatto, in negativo, che sono impressionanti, sì, nelle quali lì veramente non si può stare più di tanto. No, ma dipende. Noi siamo ovviamente, come Winter Over usciamo tutti i giorni. C'è chi, ecco, quella è una bella foto, per esempio con la Via Lattea, dietro c'è un osservatorio, quella cupoletta che si vede è l'osservatorio Tra l'altro in Antartide quello che manca assolutamente l'inquinamento. Ah sì. Si ha la visione più bella del cielo. Certo, la Luna per esempio acquista colori come... Questa non è una foto ritoccata, è una foto vera, naturale. Naturale. Sì, la Luna esce dall'orizzonte già colorata così. Lì si vede tutta la Via Lattea, si vedono gli agglomerati globulari. Insomma, sono tutte cose che qua ovviamente non si possono vedere, questo è chiaro. E l'inverno, sì, arriviamo a 100 gradi sotto zero. 100 gradi sotto zero. Sì, sì. No, la media è sugli 85. E riuscite a uscire, ad andare in giro? Abbiamo tutte performanti, diciamo ci copriamo ovviamente. Non ci deve essere un millimetro di pelle esposto, perché a quel punto congela. E il congelamento è fastidioso e insidioso, perché uno non si accorge di congelare subito, se ne accorge dopo. Perché diventa insensibile la parte, non è come l'ustione da caldo che uno, certo, ritrae la mano se si scotta o altro. Lì, è, certo, vede, lì per esempio, freddo, anche lì c'è gente in maniche di maglietta. Molto questa, suggestiva anche questa, sì, di l'ho fatta. Questa è la mia collega, ci siamo in due, sì, i medici. Questa è la mia collega dell'ente spaziale dell'ESA, che era una ragazza austriaca. Siamo usciti e ho visto che la foto veniva bene, allora l'ho fatta. Ecco, dottor Azzetto, senza ovviamente andare a violare la riservatezza, la giusta privacy, ci mancherebbe altro, ma dal punto di vista degli interventi, del lavoro di medico,
immagino che qualcosina, spero nulla di grave, ma qualcosina ci sia stato bisogno nell'arco di un anno con tante persone che sono lì. Sì, forse anche solo per una carie, voglio dire. Allora, no? carie una, in compenso si è spaccato per tre volte, cioè tre molari inferiori, ho dovuto aggiustarli perché il freddo fa spaccare otturazioni e denti sani anche, la differenza di temperatura. Quindi avete sì, anche ho avuto dei... per ricostruire i certo, denti. Sì, ho dovuto ricostruirli in mio malgrado, perché io non sono dentista, lo ammetto, però sono venuti bene, il dente ce l'ha ancora, quindi insomma è venuto abbastanza bene. E sì, ho avuto il battesimo del fuoco, l'ho avuto poco tempo dopo essere arrivato. C'è una torre, si chiama una torre americana, che è un chilometro e mezzo circa dalla base. È molto alta, è alta più di 45 metri. E ospita su tutti i tralicci che ha tutta una serie di strumentazioni per gli studi meteorologici, di glaciologia, nivologia, il sole e tante altre cose. E vanno spesso sia tecnici che scientifici a monitorare questi strumenti. È successo che un francese, per fortuna non da un'altezza incredibile, però è caduto. Nonostante ci si imbraghi e si abbia tutta una serie di sicurezze, non è facile camminare con la tuta che è molto ingombrante su delle scalette che sono molto strette, certo. Ovviamente ghiacciate e altro. Lui si era tolto l'imbragatura, sarà stato a 2-3 metri da di altezza, ormai sentiva di essere meno al sicuro. Meno male, si sentiva ormai al sicuro. Perché da è inciampato, è caduto giù di sotto, ha fatto un bel volo e si è rotto una gamba. E lì per fortuna è stato in estate, perché se era in inverno non poteva essere evacuato. Da fine febbraio, fine inizi di novembre, noi siamo completamente isolati, non c'è possibilità neanche di far arrivare aerei, perché congela il carburante. L'aereo arriva, però poi non parte, rimane lì, congela il carburante all'interno dell'aereo proprio, non si può più muovere. Oltre al freddo che spacca tutte le guarnizioni. Sì, sarebbe pericolosissimo. Sì. Anche noi non possiamo usare mezzi come gatti delle nevi o skidoo, lì sono in una base americana, quella è la base McMurdo sulla costa. E quella invece è la base neozelandese, la base Scott. Quindi ce ne sono tante di sì, perché poi il mio trasferimento è stato un po' diciamo un'odissea. Io dovevo essere trasferito in un modo, invece poi... ho dovuto accompagnare un paziente per motivi di salute dagli americani, e lì hanno praticamente scombussolato un po' tutto il mio rientro. Quindi mi sono visto però un po' di basi sulla costa, quello sì. Certo. La più bella rimane la nostra, però no, beh, diciamo però, che alcune sono diverse. La parte interessante che stava raccontando, appunto, che dice meno male che è successo in estate, sì, perché non però poteva essere tenere alla base, voglio certo, dire, ricoverato alla base. Certo. Lui aveva avuto una frattura scomposta di tibia e niente, è stato però ben trattato, insomma c'è stata tutta una serie di procedure che sono andate a buon fine, quindi tutto sommato. Beh, anche perché voglio dire, è indispensabile poter garantire la sicurezza, poi oggi certo. La medicina consente anche grazie alla tecnologia, passi avanti che un tempo non si potevano neppure sognare. Io mi ricordo che lei mi raccontò prima di partire che aveva comunque il modo di essere collegato, sì, giusto, con in telemedicina, con l'ospedale, no? Gemelli di Roma, sì. Per fortuna non ho avuto bisogno di farlo, anche se poi però per protocollo due volte all'anno ci si collega per vedere se tutto funziona. Certo, se per verificare, ma in un caso estremo lei avrebbe potuto contare su dei colleghi, certo, magari specializzati, eccetera, certo, che avrebbero potuto, tra virgolette, operare con lei da Roma. Via. Sì. La trasmissione è in tempo reale, c'è un minimo scatto dovuto ovviamente al satellite, chiaro. Però no, è un buon sistema, funziona, diciamo. E poi anche psicologicamente dà un minimo di sicurezza in più, perché tutto sommato siamo preparati, ma non siamo tuttologi, quindi magari se c'è bisogno di contattare il collega iper specializzato in quel determinato settore, ho la sicurezza che posso trovarlo. Ecco, poi i contatti con amici, familiari, eccetera, beh, quello lo so perché qualche messaggino ce lo siamo scambiato, per fortuna diciamo che
WhatsApp, Skype, Sì. internet, le mail. Lì il contatto con il mondo diciamo che rimane quello, Il via. contatto, pur essendo una banda Certo. limitata, perché i WhatsApp, per esempio, in teoria si può mandare solo messaggi di testo, già mandare foto è Diventa duro. pesante, si diventa duro. Skype funziona se, per esempio, tutta la banda viene dedicata a Skype. Se invece la banda, come deve essere, è dedicata alla trasmissione dei dati scientifici, Skype è un po' scadente, non sempre si vede bene. Tutto così, quindi bisogna un po' organizzarsi. Però sì, diciamo che non siamo completamente isolati come poteva essere con le missioni antartiche di un secolo fa. Io sono Certo. andato a visitare la capanna di Scott. Con ancora tutto il materiale della spedizione datato 1912. C'è ancora Sì, tutto lì. c'è ancora tutto. Gli americani l'hanno tenuto perché è vicino a una base americana, pur essendo Scott poi però non americano, o comunque di pertinenza inglese, neozelandese, perché ci sono messi un po' tutti Certo. insieme. E lì certo internet non l'avevano. Infatti Scott è morto a una quindicina di chilometri da quella capanna. Sono cose che fanno pensare, ecco. Noi adesso siamo fortunati, con la tecnologia riusciamo a sopperire. E questo ci ricorda comunque anche il sacrificio di persone che hanno voluto dedicare veramente la vita fino in fondo alla scienza, alla ricerca, perché insomma è bene ricordare che io prima ho scherzato dicendo ho fatto un viaggetto in Antartide, ma queste cose si fanno seriamente proprio per dare un contributo alla scienza in generale, non è Certo. che ci si va a divertire in Antartide, anche perché abbiamo sentito quanto è dura, è pesante, voglio dire, No, no, e poi si sta via un anno da casa. che non è Mettiamoci anche quello, facile, che non è facile, sì, pesa in alcune cose, però ripeto, lo rifarei e lo rifarò. e quindi pronto, il dottor Azzetto, pronto a ripartire, non subito, fra 3 anni, se non ho capito Sì, ho voluto male. dare all'ASL il tempo di respirare un pochino, perché poverini, i miei colleghi in pronto soccorso quest'anno hanno sofferto un po', perché la carenza di organico ormai è patologico in tutta Certo. Italia e quindi mi sentivo anche un po' in colpa anche per loro. Però 3 anni direi che ha tutto il tempo C'è tempo per per organizzarsi, per organizzarsi, tutti. E sì. come sarà questo rientro adesso? Cosa dici? Spero tranquillo, mi aspetta ovviamente il solito trantrantan della vita del pronto soccorso e cercherò di dare il massimo come sempre, quello. Mi auguro sia. I miei colleghi sono contenti di vedermi, ovviamente, se non Io altro immagino, però voglio perché. dire, diamo la consapevolezza anche a chi ti ascolta, che tante volte si parla di servizi, la mala sanità. E purtroppo, ahimè, gli esempi reali da questo punto di vista ci sono in tutta Italia e non Certo. solo. Ma dall'altra parte, insomma, se in pronto soccorso sappiamo, sono tutti bravi medici, per carità, non è che devono andare in Antartide per essere bravi, non voglio dire questo, No, no. ma se sappiamo che c'è un medico che addirittura l'hanno scelto per essere praticamente l'unico riferimento medico e sanitario a cui affidare la vita di persone in Antartide, cioè fuori dal mondo, e beh, insomma. Vuol dire che qualcosina del suo lo saprà fare anche bene, no? Questa può essere, direi, una garanzia, Me lo no, auguro, non sta mai a sarà una dirlo, non. garanzia anche per gli utenti dell'ASL Imperiese, Certo, questo lo io dico cerco in di senso fare positivo, il no? mio lavoro bene, comunque a me piace il lavoro che faccio, quindi lo cerco di fare con amore. Ci sono dei giorni in cui magari uno ha un po' più di 5 minuti o altro, però si cerca di ovviare questi problemi. Cerco di dare una buona professionalità e di garantire un buon servizio in pronto E di soccorso, questo quello ne sì. siamo sicuri per lo spirito che contraddistingue Alberto Razzetto, lo ringraziamo, grazie ancora Grazie per essere stato con noi, speriamo un arrivederci, magari per parlare anche prima di 3 anni di a voi. qualche Volentieri. altra occasione su questa esperienza dell'Antartide che comunque è assolutamente affascinante, ci sarebbe da continuare per ore a discuterne Io sono qua. perché penso che di aneddoti Vabbè, ce ne siano tantissimi. Ecco, certo. prima di chiudere, non lo so, un passaggio, qualcosa di particolare che è rimasto impresso, qualcosa anche magari di simpatico, di curioso. Ma al di là della natura che sta al di fuori della base, che può sembrare sempre uguale, perché essendo un plateau non c'è una montagna, non c'è un albero, non c'è niente, solo ghiaccio. I colori che offre il cielo a seconda della stagione e il rumore della neve.
gli eschimesi hanno diverse parole per definire la neve e hanno ragione, la neve cambia a seconda delle ore della giornata e uno lo vede solo se vive lì. Il rumore quando uno cammina, quando sente lo scrocchiare, poi una neve secca diversa dalla nostra, quello già è una cosa che mi ha subito affascinato. E poi, vabbè, lo sanno perché l'ho detto, anche se non sempre era legalmente possibile, perdersi un po' nell'orizzonte, quello sì, nella notte antartica, perdersi, e beh, è un'emozione forte. Perdersi Sì, beh, buonariamente, per carità, certo, perché se chiaramente. no lì significa Sì, morire, per io l'amor del stavo cielo. anche 3 ore fuori, a meno 80. 3 ore a meno Sì, 80. camminavo. Se uno cammina non sente, basta che non ci sia tanto vento. Se c'è vento, la temperatura percepita si abbassa proprio a precipizio. E allora entra in tutti gli spazi, mi sono congelato il naso, c'è un giorno fuoco, non so, le orecchie, le dita, più di una volta. Caspita, per fortuna senza conseguenze gravi, No, quindi. no, per fortuna senza conseguenze, il dolore si sente subito dopo e quando si entra in base e poi la pelle cade, si staccano dei pezzi. Insomma, passeggiate un po' Sì, rischiose, dai. beh, ma fra l'altro sempre però per diciamo uscite a brevi, mai per uscite lunghe. A Ecco, volte quello era successo nelle uscite brevi, non nella passeggiata sì. romantica, diciamo, di 3 ore per Esatto. apprezzare il Esatto, no, panorama. no, perché è questione di vento, magari uno esce perché deve farlo e ci sono 15-20 nodi di vento e lì la temperatura è meno di 100, allora percepito, può scendere anche a 120 gradi sotto zero. Ah, ecco, una cosa bella è Impressionante. questa, abbiamo la sauna, però è fuori, quindi noi uscivamo in costume da bagno, andavamo a fare la sauna. 80-90 gradi sopra zero, uscivamo 80-90 gradi sotto Sotto zero. zero. C'era un delta decisamente. Non oso nemmeno immaginarla questa cosa. Grazie, grazie ancora Grazie Alberto Razzetto. Beh, se volete trovare il medico dei ghiacci, spero di no, se no soltanto per simpatia, al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia tra un po' ritornerà, a voi. Certo. ma speriamo di vederci magari in giro per un caffè caldo, Volentieri, piuttosto che in pronto soccorso. volentieri. Grazie ancora. E grazie al pubblico, arrivederci, una Arrivederci. buona serata.